Eccolo! Come on! E lancio un altro. Hai capito il T-72M1? Come lo facciamo saltare in aria come un petardo? Oggi il telefono ce l'ho spento e non mi chiama nessuno. Signori, vi chiedo subito un mi piace per supportare il lavoro che porto sul mio canale YouTube e per consentire al canale stesso di raggiungere i futuri 20.000 iscritti. Potrete dire un giorno che voi c'eravate. Ebbene, oggi andiamo a giocare lo Shooturm S. Perché direte voi? Perché tocca a lui. Essenzialmente abbiamo dei missili spaventosamente efficaci, d'accordo? Con una guida semiautomatica, penetrazione di 800 a qualsiasi distanza, i 9M120 sono quelli che andremo a vedere nella clip di oggi, nelle varie clip che ho preparato. L'unità ha solo due membri dell'equipaggio, il comandante e il pilota, quindi il comandante essenzialmente fa tutto lui, d'accordo? Un tutto fare. Non abbiamo corazza, non abbiamo mitragliatrici, una velocità massima di 62 km orari, siamo in era 6 a 8.7, d'accordo? Quindi si inizia ad assaporare quello che è il livello alto, si inizia ad avere più tecnologia all'interno dei carri, elicotteri e quant'altro. Ci sarà anche spazio, una brevissima clip con il MiG-15BS e i suoi razzi da con testata HIT, d'accordo? Cos'altro dobbiamo dire? Un piccolo suggerimento nella guida di prova per lo Shooturm S e poi si parte. Una cosa molto importante, ragazzi, l'unità può attaccare solo quando è ferma. Se siete in movimento non potrete attaccare. Per quanto riguarda la guida del missile, potete averla tramite il semplice movimento del mouse, vedete? Io decido dove mandare il missile finché ovviamente non colpisce qualcosa e finché ha la guida attiva, d'accordo? Poi ci sarà la ricarica e andremo ad attaccare nuovamente. Fate attenzione, è una cosa che un errore che ho commesso anche io durante le clip. Quando avete caricato il missile, cercate, vedete, di non lanciarlo immediatamente, altrimenti non avrà il tempo di alzarsi, ok, di prendere un po' il volo e di andare a destinazione. Quindi aspettate sempre quel secondo, un paio di secondi aspettate, in modo tale che appunto il completamento del caricamento sia ultimato, ok? Vediamo le clip. Guardali. Fra, hai ragione. No, l'ho mancato, sì, ho mosso troppo. Ok, così. Ci riproviamo. Poveraccio. Ripeto, potevamo fare... Ma avete visto? Cioè, pronti via, hai visuale pazzesca su tutti. Cingolo, radiatore, non ti puoi muovere. Stai bruciando, Fra. E non ho altra possibilità di colpirti. In torretta non so se riesco a prenderti. C'è la cacchio di casa... Per la miseria come è esploso! In mille pezzi! Oh, ma quanti so... Ma quanti sono questi? Eccolo là, mo mi stavo allontanando. Ma è un nemico quello? Ho sparato così, no? Cioè, vedevo una piccola sagoma, ma non ero molto convinto.
È in quella zona. No, vabbè. Ora va bene. Servente culatta. Ricarichiamo. Ok. Aspettiamo che il missile venga totalmente alzato e ci si riprova. Quella mi scordo. Non si può. Aspetta, un pochino più sulla destra. E il problema è che c'è l'albero, capito? Non è che posso. Si è alzato all'ultimo, meno male. No, non riesco, fra. Assist, va bene. Stanno catturando Charlie. Lo vedo. Boom. All'ultimo, colpo finale. Perfetto. Finalmente lo posso acquistare, quindi dalle prossime clip lo vedrete in azione. Ti è piaciuta questa? In movimento? L'ho pensata e studiata proprio per il canale, guarda. Le penso anche, questo è il problema. Il critico! C'è un jet. Non ce la faccio a starti dietro con sto coso. Oppla! Non vai giù? Danni sulla coda e non va giù. Va bene. Me la potevo anche dare questa. Ma il jet ancora sta volando? Assist. Era il leopard. Sì, no, ma quel coso là. Gli ho danneggiato la coda. Miseria. L'avevo preparata bene. Penso che sia tornato alla base, lo sai, qualcosa. Mi vede. Attenzione alla zona designata del reticolato. E quell'altro mi spara però. Non so se attiro, la verità. No, ho sbagliato. Non attiro, non attiro. Quello non attiro. No, l'albero! L'albero, l'albero, maledizione! Eccolo là. Però è morto, non ci. Gli alberi, ragazzo. Questo continua a colpirmi comunque. Mi sa che vuole essere. Nulla. Il solletico. No, ho sbagliato, devo aspettare. Che errore ogni volta. Vedi, ti porta in errore. Ho troppi alberi. Che rabbia, solo una kill. Tutto sto casino per una kill. Ma che è? Vabbè, diciamo che abbiamo fatto un po' di disturbo l'abbiamo dato alla squadra, perché i nostri continuano a legnare. Loro guardano a noi, ok? E quindi la nostra squadra ha gioco facile. Assist, che è l'M48 schifoso.
che mi aveva individuato, però non ce l'ha fatta. Devo avvicinare, devo andare oltre, devo finire, diciamo, di uscire dalla foresta di Sherwood, praticamente. Per pochi. Avete mai giocato a Robin Hood? Un gioco, penso, quasi nessuno, perché è un gioco di 20 anni fa. Bellissimo. L'ho riscaricato, tra l'altro, ci ho rigiocato. Un'emozione pazzesca. Comunque, non divaghiamo, dobbiamo distruggere i carri. Non so che dice. Andiamo su quel coso. È un carro quello? Babadagne. Penso che mi abbia visto. Non so che dice. Non parlo russo. Si poteva anche fare. Babadagne. No. Ok, avete capito che sono qua. Siete anche arrabbiati. Ah, ho finito di grazie e arrivederci, signori. Qualcuno si lamenta del 775. Non vedo l'ora che venga nerfato il 775. Sì, sicuramente, voglio dire, è un'unità molto importante che è stata aggiunta, eccetera. L'abbiamo vista nel server, nel dev server, l'abbiamo vista sul server live. Ha molte cose positive, è quasi introvabile, tra l'altro. La paga relativamente poco, cioè praticamente nulla. Uno si fa, le pensa tutte e poi, alla fin fine, con 3 kill, 1193 di incoraggiamento. Va bene. Bella. Non avete il tempo materiale, raga. Non è un colpo, non riuscite a... Guarda. Penetrerà sempre. E l'avevo visto. Appena l'ho visto stavo andando indietro. Non c'è stato modo. Oppla. Secondo... Dall'altra parte della mappa, praticamente. Babadagne. No. Mi ha mancato, meno male. Una volta che mi va bene. Questo rumore lo stavo sentendo. Sempre lui, lurido. Oh, ci ha fregato a tutte e tre. Potremmo riassumere brevemente. Qui non avete corazza. Qui avete corazza. Qui non avete corazza. Quindi, veramente, sarebbe semplificare troppo, ovviamente. Il Crisantema S ha un sistema più avanzato di attacco con aggancio, eccetera, eccetera. Cosa che, ovviamente, lo Sturm S né tantomeno l'Object 775 hanno. Ciò nonostante... Questa unità è abbastanza interessante, una buona velocità, i missili non perdonano, però dovete fare attenzione a quel discorso di preparazione del missile stesso, d'accordo? Quindi non sparate immediatamente, altrimenti il missile non avrà l'alzo, non si alza e praticamente prendete il terreno. Il fatto poi di non avere corazza vi andrà a limitare molto, d'accordo? Dovete cercare di trovare una zona... adeguata, sicura, senza ostacoli, senza alberi. Praticamente è un casino giocare sto coso. Però se entro al regime sicuramente può essere interessante. Non ho avuto modo di utilizzare più del dovuto il sistema nebbiogeno del motore. Solo quando stavo tornando a ricaricare i colpi. Però in altre circostanze non l'ho utilizzato. Quindi un qualcosa che... rimane col punto interrogativo sull'efficacia o meno, dipende dalle situazioni, come sempre. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per like, i commenti e le visualizzazioni, noi come sempre ci vediamo con il prossimo gameplay, ciao!
Wait for them to ask you who you know. Please don't make a